Un caro saluto a tutti e a tutti. Iniziamo questo secondo giorno di esercizi spirituali, questo nostro ascolto della lettera di Giacomo. Oggi guarderemo in modo particolare al terzo capitolo di questa lettera. Il titolo di questa giornata, di questa meditazione, Le grandi navi o della responsabilità. Invochiamo ancora il dono dello Spirito Santo anche in questo secondo giorno perché possa illuminare il nostro cammino, il nostro percorso di preghiera interiore che vivremo accostandoci a questo terzo capitolo della lettera di Giacomo. E ora ci mettiamo in ascolto della parola di Dio. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che riceveremo un giudizio più severo. Tutti infatti pecchiamo in molte cose. Solo non pecca nel parlare, ossia un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il morso in bocca ai cavalli, perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco anche le navi, benché siano così grandi e spinte da venti gagliardi, con un piccolissimo timone vengono guidate là dove vuole il pilota. Così anche la lingua è un membro piccolo, ma può vantarsi di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, il mondo del male. La lingua è inserita nelle nostre membra, contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla gerba. Infatti, ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di esseri marini sono domati e sono stati domati dall'uomo. Ma la lingua nessuno la può domare. È un male di pelle e piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca escono benedizione e maledizione. Non deve essere così, fratelli miei. La sorgente può forse far sgorgare allo stesso oggetto acqua dolce e amara? Può forse, miei fratelli, un albero di fichi produrre olive o una vite produrre fichi? Così una sorgente salata non può produrre acqua dolce. Chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, è terrestre, materiale, diabolica. Perché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattiveazione. Invece la sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Dunque, abbiamo ascoltato in questo terzo capitolo, in modo particolare nel versetto 4, l'immagine della nave, una grande nave che viene guidata da un piccolissimo timone. Quel piccolissimo è qualcosa di determinante e non va per nulla trascurato. La parola di Dio in questo capitolo ci offre nuovi criteri per stabilire l'importanza delle cose, non la quantità, ma la qualità. In modo particolare, questo capitolo della lettera l'aspetto della responsabilità che ciascuno di noi deve assumersi della propria vita. Nel versetto 4, dunque, vi dicevo, l'immagine della grande nave guidata da un piccolissimo timone è l'immagine chiave di lettura di tutto il testo. Ricercando ciò che ci aiuta ad essere appunto responsabili, come il pilota che mediante il timone dirige la nave dove vuole.
La parte centrale, questo terzo capitolo, è dedicata alla lingua, di cui il timone appunto è una metafora. Dunque, la lingua è simboleggiata dal timone. La lingua sarebbe questo timone che guida un po' la nostra vita. Giacomo si accanisce parecchio contro di essa e poco si salva di questo organo importantissimo, non soltanto perché attraverso di esso noi parliamo, ma anche per sentire i sapori, per impastare il cibo, per la deglutizione. Prendiamo in particolare in esame i versetti dal quinto al decimo, quelli che riguardano appunto la lingua, e rileggiamoli in chiave di responsabilità attiva. Alla lingua, come abbiamo appunto già sottolineato, Giacomo attribuisce tutto il male possibile. La povera lingua non si riscatta nemmeno quando benedice Dio, azione intesa nel testo come elemento in stridente contraddizione. Ovviamente Giacomo non pensa che la lingua sia il pilota, cioè responsabile di dove va a finire la barca. Ci sta dicendo che la lingua è potenzialmente un grosso guaio, capace di scatenare incendi rovinosi. Possiamo considerare che quindi la stessa lingua è potenzialmente capace di manifestare un mondo di bene. Giustamente con essa si benedice Dio. Ritornando alla metafora della barca, comprendiamo che il pilota alla responsabilità di quello che sarà determinato dal timone, di dove la barca andrà a finire, della direzione che assumerà nella navigazione. Dunque la responsabilità pesa sempre del pilota, non del timone, perché il timone è guidato dal pilota. Quindi alla fine la responsabilità della nostra vita è nostra, di ciascuno di noi. Siamo noi che diamo sempre una direzione, siamo noi che guidiamo appunto la barca attraverso il timone. Il versetto 10 ci consiglia l'esortazione conclusiva di Giacomo quanto alle problematiche della lingua. Dice: non deve essere così, una lingua che contemporaneamente benedice e maledice. È una contraddizione questa che va risolta. Diversamente la barca prima o poi andrà a sbattere da qualche parte e si danneggerà. Sediamoci pertanto al timone della nostra barca. Siamo noi i piloti della nostra vita e la lingua, come un timone, rivela la decisione che abbiamo preso. La lingua manifesta la direzione scelta da noi, piloti, per orientare la nostra esistenza. Siamo responsabili della nostra vita. E la lettera di Giacomo ci esorta ad essere in forma attiva, vivace, non passiva. Il compito di pilotare la barca della nostra esistenza non ce lo toglie nessuno. Se non lo esercitiamo, siamo comunque responsabili, con l'aggravante di essere passivi, rassegnati, senza volontà e passione. Dopo aver bistrattato la lingua, Giacomo non ci abbandona in mare aperto, con problemi al timone, ma ci viene in aiuto. E nei versetti dal 13 al 18 ci offre un rimorchiatore, giusto per rimanere nelle metafore marinare. Un aiuto per riprendere la rotta, riposizionare la nostra attenzione, riassumere il nostro corpo. Inizia al versetto 13 con una domanda: chi tra voi è saggio o è intelligente? Che solletica la nostra autostima nel rispondere prontamente: io sono saggio e intelligente. Benissimo, dice Giacomo, mostralo allora con le opere ispirate a mitezza e sapienza. Si sottolinea il dato attivo: mostrare, operare, sei tu il protagonista, che devi appunto far vedere questo, quanto sei appunto sapiente, quanto sei intelligente, quanto sei saggio, attraverso appunto delle opere, ti devi dare da fare. E si indica una radice necessaria al nostro essere attivo, la mitezza appunto e la sapienza. Spesso facciamo cose che appaiono buone, magari le riteniamo tali, sono comunque utili a qualcuno in qualche modo, ma non servono a dirigere sapientemente la barca della nostra vita. Giacomo considera infatti che la nostra condotta apparentemente buona può avere una radice velenosa, può nascere da gelosia e da spirito di contesa. Niente di buono quindi, ma disordine e cattive azioni. Invece, e qui siamo al versetto 17, quindi alle battute finali di questo terzo capitolo,
Giacomo dice invece la sapienza che viene dall'alto è pura, pacifica, mite, eccetera. Invece c'è appunto qualcosa di che in un certo senso si contrappone a quello, no? Che dice invece la sapienza, ecco, è quella che raddrizza questo timone, che raddrizza questa lingua. Ecco dove ci vuole condurre quella nave di Morchiatore, cioè Giacomo. La sapienza che viene dall'alto ci raddrizza il timone. Siamo piloti responsabili attivi della nostra navigazione nel mondo. E possiamo notare sul diario di bordo le caratteristiche della sapienza di cui abbiamo bisogno. Appunto, pura, pacifica, rendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, sincera, imparziale. Ecco allora delineato il ritratto del pilota sapiente, che guida con il piccolissimo timone la sua lingua la grandissima barca della sua esistenza. L'ultimo versetto, il versetto appunto 18, ci conforta con i frutti bellissimi che produce chi compie opere di pace, cioè il pilota sapiente, frutto di giustizia che è a salvezza per tutti, germoglia nel mare della pace e le nostre grandissime barche stanno sul campo. Ecco allora, chiediamo al Signore la grazia di essere piloti sapienti, piloti saggi, coloro che riescono attraverso la sapienza e la saggezza a dirigere la propria lingua perché essa possa appunto poi guidare la barca della nostra vita, perché noi possiamo appunto produrre opere di giustizia, opere di pace, opere di salvezza, soltanto per noi, ma anche per quanti ci stanno accanto, ci circondano e per quanti incontriamo lungo il cammino della nostra vita. Ecco, lasciamoci ancora una volta interrogare anche da questo terzo capitolo, da questa immagine di questa grande nave che è la nostra vita, che può essere guidata da questo piccolo timone che è la nostra lingua, ma se noi rimaniamo appunto dei piloti sapienti, dei piloti saggi, che si assumono appunto le proprie responsabilità. Il Signore ci conceda anche oggi di lasciarci interrogare, lasciarci mettere a nudo da questa parola, perché entri, possa scuoterci, possa interrogarci, e noi possiamo, da questo ascolto, da questo percorso di conversione, grazie alla parola di Dio che entra dentro di noi e appunto ci mette in discussione, poter portare veramente frutti di cambiamento e di conversione. Buona preghiera.